benvenuti nel mio canale Voce Off, il canale di film brutti. Oggi vi parlo di Hansel e Gretel e la strega della foresta nera, film del 2013, una rivisitazione in chiave horror comedy della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Well, at least stop basting yourself. Stop your chattering and... La fiaba è ambientata in un'epoca dove l'infanticidio è una pratica comune. I fratelli Grimm hanno preso spunto da un fatto di cronaca. Due pasticceri tedeschi del 1600, Hans e Greta, invidiosi dei guadagni di una loro concorrente per la produzione di dolci di marzapane, la denunciano con l'accusa di stregoneria. La donna però viene assolta. Hans e Greta decidono allora di raggiungere la casa nel bosco della donna ed ucciderla gettandola nel forno. Ma ora gustiamoci Hansel e Gretel e la strega della foresta nera. Il film inizia con un tecnico di una società di distribuzione elettrica che, senza cercare un campanello, decide di entrare in casa. Scopre che c'è uno smisurato consumo di corrente e vuole scoprire perché. Effetto Gulammamt! Il tecnico, cadendo, scorge un pertugio e scopre il perché di tanto uso della corrente. In quella casa si coltiva della marijuana. Questa piacerà alla polizia. Il buon cittadino decide di scattare una foto con il suo telefonino per portarla come prova alla polizia. Cosa ci insegna questa storia? Che se fai il tecnico della distribuzione elettrica, segnati il numero dei consumi e vattina a cast. Titoli di testa. I nomi del cast tecnico ed artistico sulle etichette delle bustine di erba è una cosa carina, una cosa nuova. Vabbè. 1 o 2 vanno bene, 5 minuti di titoli così magari... No? Qualcuno fuma dell'erba col bong. Si chiama Foresta Nera ed è lo sballo più sballo di sempre. Lei è Gretel. Sì, bambini, lei è Gretel di Hansel e Gretel. E sta fumando con il suo ragazzo Ashton in camera. Ashton le spiega che quest'erba è una bomba e l'ha comprata dal suo amico Manny, che la prende da una vecchietta tanto carina di nome Agnes. Lui è Hansel ed è un fotografo. Gretel e Ashton stanno così fatti che vedono la musica. Sì, che figata, eh. Non fare la stupida. Chi te sei un po'? Oh, penso, cioè. Sbragato il cazzo. Lui è Hansel ed è un fotografo. Che avete fumato? Si chiama Fiodena. Fiodena? Quello che chi non so fuma è Fiodena Mignotta, cioè Luca. La chiamano Foresta Nera. Come la torta? Torta. Una torta. Lui è Hansel ed è un fotografo. Vogliamo ominidi, pan di zenzero. Risultato, a questi li sale la fame chimica. Decidono di fare i biscotti, ma l'erba è finita. Gretel, che è quella intelligente tra i due, gli propone di andare a prendere l'erba mentre lei prepara i biscotti. Facciamo la conoscenza della dolce vecchina di cui parlavano prima, Agnes la Pusher. Mo, vecchina, avrà una 50ina d'anni, le truccate da merda. La cara vecchina fa assaggiare un po' di erba ad Ashton e poi gli dice che va a prendere i baiocchi. Ashton nota la casa di marzapane. Oh, è una casetta di marzapane! Non toccare la casetta di marzapane. Vabbè, ha chiesto se quella è una casetta di marzapane. Mica ha detto che te la vuole stuprare la casetta di marzapane. Stai calmo. Ovviamente, come ci viene insegnato da decenni di cinematografia brutta, quando ad un personaggio d'inizio film gli dici di non toccare niente, lui che fa? Questa non solo è una pusher bipolare, ma è pur nazista. Nel frattempo, Hansel e Gretel stanno preparando i biscotti. Puoi chiamare Ashton e dirgli se compra il latte? La kebabara però sta trattenendo Ashton più del previsto. Oddio! Il giorno dopo Gretel si sveglia e nota che Ashton non si è più fatto vivo. Ashton, ma perché non mi richiami? Tranquilla, non creiamo facili allarmismi. È uscito un attimo e non risponde al telefono da ieri. Non per forza deve essergli successo qualcosa. Magari è morto. Gretel allora decide di mettersi alla caccia di Ashton in una città di drogati. Vaffanculo, signora! Drogati pure i bambini. Gretel raggiunge l'amico del suo fidanzato, Manny.
Sto cercando Ashton. L'ultima volta che l'ho visto, non sembrava succube della sua passera. Mentre sto sciroccato dice una marea di cose inutili, la sua fidanzata Bianca è obbligata dal product placement a mangiare le caramelle Skittles. Cerchiamo di non far vedere la marca, mi raccomando, sarebbe gravissimo. Intanto alla centrale di distribuzione di energia elettrica arriva una telefonata. Hanno ritrovato il furgone del tecnico che abbiamo visto all'inizio del film. Gretel finalmente va dalla strega Agnes. Ashton. La strega offre una tazza di tè a Gretel, ma sopraggiunge Ansel e i due vanno via. La donna scende in cantina e succhia l'anima. Operazione che la fa ringiovanire di almeno un paio di giorni. Così va meglio. Ansel e Gretel chiamano la polizia per denunciare la scomparsa di Ashton. Vuoi che perdiamo tempo a cercare uno strafattone scoppiato di canne? Ma sì, anzi, magari muore. Noi salviamo solo le persone buone che studiano. Dammi l'indirizzo della donna anziana. Se abbiamo tempo passiamo a trovarla. Grazie. Dei ragazzi si stanno drogando. Arriva Carlos, re della droga. Carlos capisce che non è erba sua. Vuole sapere chi vende quest'erba, i fattoni glielo dicono subito. Carlos va da Manny. Manny gli dice che sta vendendo marijuana di una vecchia signora. E a Carlos sta cosa non gli sta bene. E gli dice che la signora deve pagare una percentuale pure a Carlos. Manny lo dice ad Agnes. Lei chiede di usare il telefono di Manny e manda un messaggio a Carlos. Come si scrive Finocchio? Dopodiché lo ammazza, anche perché se non lo ammazzava lei, lo ammazzava Carlos dopo il messaggio. Il giorno dopo, Gretel sta tappezzando tutta la città con i volantini. A Carlos gli arriva il messaggio di Manny. Sembra che in America la connessione sia un po' lenta. Finocchio. Eppure le auto vedo. Il messaggio gli è arrivato la mattina, ma sono arrivati che è notte. Gli apre però una bella milfona. Ma non la gang obbliga Agnes a mostrargli dove tiene le piantagioni di foresta nera. Ma che razza di posto? Sotto la casa però vediamo che c'è un bosco, non è una piantagione. Carlos ha la brillante idea di raccogliere tutta l'erba. Come la porterà via non si sa. Ma la milfona chiama il cane. Franz. Carlos, nonostante sia armato, riesce a farsi intrappolare e gli altri due sgherri scappano perché un cane abbaia. Agnes pianta un rubinetto nel petto di Carlos e lo fa diventare una specie di botte di sangue. Il ciccione pelato prova a scappare, ma niente. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. È Manny che è diventato uno zombie. Il ciccione lo uccide buttandolo giù dalla finestra. Arriva Agnes che lo infilza con un cotton fioc. Intanto torniamo a questo inseguimento al cardiopalma. E poi, come ci insegnano molti film horror, è fondamentale continuare a guardarsi indietro. Per salvarsi si chiude in una gabbia. Meriti di morire. Nel frattempo anche Bianca, la fidanzata di Manny, va in giro a tappezzare la città di volantini. Le due fattone abbandonate si mettono alla ricerca dei loro fidanzati. Questo è il piano. Io busso e faccio finta di essere venuta a comprare un po' d'erba, mentre tu tenti un ES su... ES? Ma certo, e frazione scassa. Ma che stai a dire? Io sono pizzettato via dalla scrofa. Sono venuto qui a trovare mia madre che sta tanto, tanto male. Bianca si ritrova davanti a Agnes, che non è una donna vecchia, come le era stato detto. Gretel, per non dare nell'occhio, spacca il vetro dalla porta ed entra. E trova la maglietta di Ashton sporca di sangue. Inavvertitamente Gretel fa rumore. Il rumore lo sente anche la strega, ma si fa distrarre dalle tette di Bianca. Gretel entra nella serra. C'è qualcuno laggiù! Dove sei? Se mi metto a fischiare, tu puoi seguire il suono. Gretel è un capannone, non è che ti serve il GPS. E lascia le caramelle Skittles per ritrovare la strada. Finalmente lo trova e... Dov'è la chiave? Non ce l'hai. Gretel, ragioniamo per assurdo. Tu dici che se avesse avuto la chiave non avrebbe provato ad andare via prima? Niente, Gretel, non riesce a fare una cosa intelligente sta ragazza. Trova la testa di Manny ed urla. Bianca dà prima un tuzzo ad Agnes e poi le spezza il collo. Bianca raggiunge Gretel nella cantina. Arriva la strega che non è morta. Carlos! Pure Carlos è diventato uno zombie.
Hans riceve una mail da sua sorella. Sono andata a casa della vecchia, lei sa qualcosa. Bianca corre nella serra e come ogni horror che si rispetti, la tettona deve cadere. E trova una caramella Skittles. Che delizia. Bianca, le vendono al supermercato. Finita la caramella, si ricorda che deve scappare. Ma ehi, un'altra caramella. Una caramella. E viene risucchiata dalla nebbia. Gretel è in trappola, le piante le sbarrano la strada. Nella gabbia ora abbiamo un cervello in tre. La strega succhia l'anima al ragazzo. Intanto arriva Hansel. Hansel è un fotografo, ve l'avevo già detto. Agnes ci rimane male perché non sta neanche truccata. Che cosa fai? E lui dice no, non ti preoccupare, poi con Photoshop te la sistemo. Lei gli porta via la macchina fotografica. Hansel prova a scappare ma arriva Carlos. Ma proprio sul più bello arriva la strega che lo colpisce. E finalmente arriva la polizia. Buonasera. Ecco perché... Due personaggi inutili per fare minutaggio. A scuola mi dicevano che ero una tragedia greca. Forse quella belva feroce è come Cerbero nella storia di Orfeo. Orfeo si mise a cantare e lui si addormentò. Ok. Rosa, rosa, rossa. Lasci i vostri 4.000 settimane per scrivere sta merda. Scappano, ma Gretel non riesce a trovare la strada. E Bianca confessa di aver mangiato le caramelle. Oddio, aiuto! Hansel intanto è legato, ma ecco che arrivano Bianca e Gretel. Purtroppo però arriva anche Agnes che strappa il cuore a Bianca. Che hai fatto? Agnes cerca di farsi pure Hansel davanti alla sorella. Ragazzo, mio bel giovane ragazzo, dobbiamo finire il lavoro iniziato. E Gretel spinge la strega nel forno. Cosa ci ha insegnato il cinema americano quando uccidono un cattivo? Che fuori ci sono polizia, pompieri e ambulanze. E finalmente abbiamo capito pure l'utilità del responsabile della centrale elettrica, che va a chiedere a tutti quanti se è tutto a posto. Ecco a che serviva sto stronzo nel film. Adotta il gatto nero. Il gatto si trasforma nella strega, la strega lo ammazza, tutto davanti a decine di testimoni e poliziotti, ma nessuno si accorge di niente. Inquadratura infinita sulla macchina che si allontana, la comparsa vestita da poliziotto non sa che fare, fine, titoli di coda. E questo era Hansel e Gretel e la strega della foresta nera, un film demente. Una commedia horror prevede che ci siano situazioni minimamente di suspense che sfocino nella risata, o almeno nell'intrattenimento. Passi anche l'idea di trasformare una fiaba medievale in una teen comedy che ha come fulcro della storia la vendita di marijuana da parte della strega cattiva. Ma i protagonisti sono tutti stupidi. Sono troppo stupidi anche per una commedia. Tanto stupidi da diventare stucchevoli. Ogni fiaba ha una morale. E anche se questa sembra che non ce l'abbia, in realtà ce l'ha. Se un film non lo sai fare, non lo fare.